Dopo aver ripercorso gli inizi della sua carriera, in questa seconda parte di Portrait of, il grande ballerino Joaquin Cortés ci racconta le tappe cruciali della sua carriera. Aneddoti, incontri e collaborazioni che hanno segnato la sua vicenda artistica e umana. Per finire, Cortés ci parla di quanto la passione per la danza lo abbia aiutato ad andare avanti e dell'importanza, per un ballerino, dell'essere creativo ed originale. Buona visione! Da piccolo, con 12 anni, me ricordo che a me mi davano una beca, non so come si dice in italiano beca, beca per andare a un altro paese a imparare bene il classico. A me mi hanno dato l'opportunità, che non l'ha fatto alla fine, di andare a Russia, di andare a San Petersburgo a fare la scuola migliore che hai della danza classica nel mondo, che è la scuola Vaganova, in San Petersburgo. Io non ho andato perché era la mia famiglia, mi diceva mia mamma, diceva dove vai alla Russia, lontano di me, no? Non ho andato, era piccolo. Però questo da piccolo io ho cominciato e lavorato tanto il balletto classico, perché alla fine il balletto classico è un po' la preparazione tecnica di un ballerino, la base. E questo a me mi è piaciuto, mi piace moltissimo la danza classica. E per questo io ho imparato tanto il balletto classico da piccolo che alla fine è andato benissimo per la mia formazione come ballerino in generale. Ho compartito tanta storia speciale di andare a ballare come primo spagnolo alle Oscar in Hollywood, andare alla Casa Bianca per ballare il primo, andare al premio Nobel a danzare. Tante cose, ho collaborato con tanti artisti, con Jennifer Lopez, con Alicia Keys, con Michael Jackson in Los Brit Awards in Monte Carlo, in Monaco. Ho lavorato un film con Almodóvar, Saura, anche fatto un film qui in Italia con Silvio Ippolito, con la Maria Grazia Cucinotta, Vainiglio Cioccolato. Io sono un uomo affortunato in questa vita perché tutto questo collaborare nel film, collaborare anche nella pubblicità, collaborare nella moda che Giorgio Armani ha vestito sempre la mia differente storia, anche Jean Paul Gaultier, John Galliano, Narciso Rodriguez, Paul Smith, o sea, tanti che hanno collaborato in la mia vita, che questo, no, io dico che di grazie a Dio perché mi sento un uomo fortunato, no? Con questa vita piena di tanta cosa, no? E alla fine mi ha dato l'opportunità di oggi stare qui e parlare di tante cose, no? Quando parlo della ispirazione mia come ballerino, io sempre mi ispirato in un ballerino che non è spagnolo, che è russo, che è Nureyev, che già no, Rudolf Nureyev, che era un grande della danza classica. Questa è un po' l'ispirazione mia personale, quando da piccolo io guardavo lui, era mamma mia, no? Era innamorato del balletto classico, innamorato. E questo mi ha dato a me creare il mio universo particolare della danza. Quando io creo un spettacolo nuovo, una storia nuova, io sempre la creazione parte della propria vita, di tanti viaggi per tutto il mondo, tanti lavori per tutto il mondo, diversa cultura che ho guardato
tanti anni e questo a la hora de hacer una creazione io mi ispiro in tutto, mi ispiro nel cinema, nella moda, nella pubblicità, nella danza, nella musica, nel teatro, l'opera, in tutto, no? Tutto è un po' che io voy guardando e alla fine la creo una storia. Penso che la danza si baila anche nudo. Quando ho bailato, la prima volta che io ho lavorato il flamenco con il torso nudo, è stato molto criticato per la gente, per il flamenco inclusive, no? Però alla fine la danza primitiva, rituale, e l'origine del gitano viene dalla India. Siamo del nord della India, no? Siamo in due. La danza primitiva, rituale, si bailava con il torso nudo. El hechicero, el brujo, no sé cómo se dice en italiano, bailaba con una gonna y con el torso nudo. Y esto, yo cuando faccio el mio segunda obra, Pasiones Gitana, yo me recordaba el origen del gitano que viene de la, que arriba de la India. Y por esto yo bailaba con el torso nudo. La polémica no lo sé por qué, porque es la historia propia, nuestra. Toda la gente una grande polémica, pero yo a la fin digo, el cuerpo, las expresiones corporales, noi parliamo con nuestro cuerpo y el cuerpo se debe ver, ¿no? Y por esto he hecho Pasiones Gitanas, he hecho con el torso nudo y ha sido un gran suceso, aunque una grande polémica, que yo no sé por qué es la polémica, porque a la fin es la propia historia nuestra del gitano. Io penso se per esempio, se la donna arriva al palco per guardarmi, come Joaquín Cortés, il uomo, penso che questa donna è la prima volta che va a vedere questo, però viene a vedere un spettacolo di danza e di musica, alla fine è cultura. Va, e dopo, se mi guarda e vede questo e le piace, va a ritornare prossimamente un altro spettacolo, se va a affezionare al mondo della danza, della musica, che alla fine è cultura, no? Questo credo che è troppo importante alla fine, perché la gente deve andare al teatro, deve andare alla danza, deve andare a vedere l'opera, deve andare a vedere la musica, e questo è un messaggio per me molto importante. E veramente, si la gente viene a guardarmi a me e si affeziona alla danza, è fantastico. Però do grazie a Dio che pubblico femmine arrivano a guardarmi, no? Perché alla fine per me è importante, no? Che il palcoscenico sempre, che il teatro è pieno, questo è fantastico. Lo più importante è che devono, non so come si dice in italiano, innamorarsi della danza, innamorarsi. Quando tu ti innamora, tu sei innamorato della danza, tu vai a andare tanti ore, vai a sentire, vai, quando stai nel palco vai a essere speciale, perché tu stai amando lo che stai facendo, no? Penso che è una vita dura,
La danza es una vida dura, muy disciplinada, pero a la fin también es muy rica, porque si tú vas via por todo el mundo a conocer diferentes culturas, andar, a todo esto es bueno para ti, como, aunque como persona, no solamente como artista, como bailarino, sino como persona, porque tú una gran alimentación de andar a todo el mundo y de imparar, guardar diferentes culturas, ¿no? Esto es fantástico. Proyecté un giro por todo el mundo con esta obra, Calé, que es el mío espectáculo nuevo, que hemos hecho la premiere en New York, y luego hemos andado por la América, por Latinoamérica, un poco por la Europa, la Italia. Aspetto ritornare adesso all'estate del prossimo anno e stiamo facendo un giro per tutto il mondo con questa storia nuova, no? Con Calé. Io alla fine sono già tanti anni bailando, 30 anni bailando da piccolo, 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 e quasi 25 anni bailando per tutto il mondo, che adesso oggi mi sento bene, mi sento forte, mi sento preparato per andare, per seguir, continuare con la mia storia proprio personale e andare a tutto il mondo, perché mi sento bene quando arrivo qui all'Italia, mi sento bene quando arrivo in generale in tutto il mondo, e questo è grazie al pubblico, no?